Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, ce l'avevamo lasciati qua, ormai classica fresina, no? Classica, che ogni volta dico. Eravamo arrivati al 20 agosto e appunto siamo, diciamo, in attesa di iniziare la partita, che è la prima partita della Serie A, che appunto ci vedrà giocare contro il Chievo laggiù a Verona. Prima di far ciò, però, per chi avesse visto il precedente video, sa, anzi, diciamo che sa, chi l'ha visto sa, chi non lo sa, dovete sapere che per quanto riguarda il calciomercato, dato che ci siamo dentro, diciamo che l'unico vero ruolo, tra virgolette, da sistemare, anche se non c'è una piena urgenza, però fa sempre comodo trovare qualcosina di meglio, è la difesa. La difesa, non tutta. Ma bensì il difensore centrale. Sì, ho fatto un po' un discorso particolare, vabbè. Comunque, voglio essere sincero con voi. Per andare sulle lunghe, oh, mi sono un po' informato. Guardo qualcuno. E fra l'altro ho visto anche i vostri consigli, ma credo che purtroppo, se non tutti, quasi tutti, no, sono, diciamo, infattibili. Non perché non mi piacciono i giocatori, anzi, forse mi farebbero molto comodo, ma perché non c'ho soldi, e questa è la situazione dei soldi. Guardate, budget trasferimenti quasi poco meno di 4 milioni, e stipendi, vabbè, quello lo può sempre modificare, comunque è basso. Quindi diciamo che più o meno abbiamo sui 3-5-3 milioni come trasferimenti, e come stipendi non lo so, qualcosa di più, cioè ho abbassato per rialzare l'altro. Insomma, e quindi mi sono un po', diciamo, dovuto, tra virgolette, impegnare per cercare qualcosa. E fra le, diciamo, le istruzioni, no? Questo rapporto osservatore, istruzioni che dai, che di solito non guardo, ho trovato lui. Ora devo andare, sperando che ci sia sempre. Eccolo qui. 20 anni, 1,90 m, non è male per essere un difensore centrale, soprattutto data l'età. Fra l'altro c'è il contante scadenza e mi sono accorto che costa, cioè che costa, scusate, che ha uno stipendio di 25.000, che non è così alto, no? Ecco, io vorrei provare a prenderlo, non so quanto mi possa stare alla fine, resta di fatto che io provo a fare un'offerta. Ci schiocco Bonino, so, è 2005. E niente, questo era quello che volevo farvi vedere prima di iniziare a giocare, appunto, parlando del calciomercato. Quindi niente, detto questo, andiamo a giocare ed iniziamo la prima partita. Allora, qui va bene così. Allora, so che probabilmente passerò da incoerente, però diciamo in questi giorni, no, di tempo, no, di chiamiamolo di riflessione, mi pare, mi sono detto, io ho preso Ragoschi, no, diciamo che dal punto di vista qualitativo ho fatto una sorta di flop, anzi, forse per ora l'ho fatta. Però io lo voglio fare da fiducia. Perché non metterlo direttamente titolare e far diventare di serva subito Blanco? Ecco, infatti ho deciso di fare così. Niente. Quindi voglio mettere Dragoschi all'inizio. Ora vabbè, dalla prossima partita lo metterò proprio, diciamo, ufficialmente titolare, andando su rosa. Non solamente prima della partita. E poi tra questo, vabbè, per chi non si ricordasse, vedremo anche, diciamo, l'esordio di Masturri. Quindi niente, detto questo, vediamo un po' come gireranno queste due nuove, due nuovi, stavo per dire due, queste due new entry, però volevo rimanere sull'italiano, insomma, vabbè, questi due nuovi arrivi, via. Vai, pronti via, prima di campionato, viene giù il mondo, vabbè, via. Iniziamo questa partita e guardiamo un po' cosa accadrà. Vai, maremma cane di Zivkovic, ti potevi sbloccare. Boh, che palla l'ha dato Armstrong. Eccoci, un 1-0. Complimenti Rakowski. Grande esordio. No, vabbè, non è colpa sua, nel senso che io penso che quasi tutti i portieri alla fine prevalgono. Comunque, 1-0. Che ha fatto? Che è Meggiorini. Vai Marchino! No! Ha preso il palo. Lo farò! Eccolo! Riccardo, anzi Ricky Zivkovic! 1-1, riequilibra la partita. Allora, Radio 105 addirittura, qua. Chiamato lo sponsor.
Via, dai dai, ti ha sbloccato. Sperando di buffarla, la via, sperando possa durare dell'altro, nel senso possa fare altri gol, via. Insomma, 1-1, Zivkovic. Finisce sì il primo tempo, 1-1. Anzi, diciamo che si è concluso proprio con il gol di Zivkovic, o Zivkovic, come vi pare. Insomma, giusto 1-1, perché alla fine di occasioni ci sono state poi, sia da parte nostra che da parte di loro. Però, Dio, maledetta la miseria, se riuscì a buttare dentro anche questa, lui, questa occasione lì, forse la partita poteva andare per ora su binari diversi, ecco. Vabbè, andiamo a fare il suo tempo e vediamo un po' cosa succederà. Vai Marchino! Eccolo lì! Benassi! 2-1! Partita ribaltata! Aledi! E andiamo di! Schiocchiti! La bella impresa! 2-1! Marchino Benassi! Cambio! Allora, leviamo Armstrong che è più stanco in confronto a Zivkovic. Mettiamo Pereira al posto di Mastur e come sempre Cerny, che c'è una resistenza, roba da diti nell'occhi, come si dice via a Livorno. Insomma, si mette Barella, vai, via. Mamma mia, Dea, se si abbassava un altro fine era go. No! Maremma, ma però potevi scivolare, Ricky, maremma, cane. Finisce così, 2-1. Meno male, perché si è pure rischiato, soprattutto in quell'occasione, l'ultima che avete visto del Chievo. Però, no, alla fine vittoria meritata, anche se non clamorosamente è giusto che abbiamo vinto noi. Insomma, via, iniziamo con una bella vittoria, perché comunque è stata emozionante, anzi, con una emozionante vittoria. Questa nuova stagione per quanto riguarda la Serie A. Sì, non guardate il discorso delle statistiche, perché sennò sembra proprio l'opposto di quello che ho detto io, ma fidatevi, è successo quanto vi ho raccontato io, perlomeno è vero quanto vi ho detto io, anche perché sennò di solito lo dico, no? Se meritavo anche l'arte. Comunque, torniamo a noi, bisogna arrivare a giocare il ritorno della, come si chiamano, del turno di qualificazione dell'Europa League, che già mi sono scordato di dirvelo. Ci ha visto comunque, per quanto riguarda l'andata, fare 0-0 in casa. Quindi dobbiamo andare a giocare laggiù contro sta squadra lì, che di preciso, devo essere onesto, non so nemmeno come si chiama. Insomma, detto questo, intanto guardiamo un po' cosa accadrà per quanto riguarda il calciomercato. Sai, quell'offerta che ho fatto a quel difensore centrale, che anche lui non mi ricordo come si chiama. Vabbè, qui tanto alleno, insomma, Gabriel Hernandez è salito e niente. Fatto questo, andiamo a fare subito la partita. Cioè, fatto questo, dopo aver visto cosa succede con il difensore centrale, andiamo a fare la partita. Offerta rifiutata, il giocatore si è appena trasferito. Ai ai ai, mi sa che mi tocca richiamare Sarri. Sì, vabbè, guardiamo un po' se comunque riusciamo a vendere qualcuno. E magari, boh, non lo so, provare a fare un'offerta per un bel difensore centrale. Bisogna aspettare proprio gli ultimi giorni, anzi proprio l'ultimo giorno del calciomercato per vedere un po'. Comunque adesso andiamo a giocare il ritorno del turno di qualificazione per l'Europa League. Basterebbe veramente fare un gol, cercare di non prenderne due almeno, perché altrimenti la situazione sarebbe problematica. Anzi, più che problematica andremo fuori. Insomma, qui dovremmo esserci, via. Anzi, già, non mi ha messo. Lo mette Dragovski. Vabbè, dai, metto Blanca, almeno per questa partita qui, vai. Poi metterò Dragovski a modino, che mi sono scordato di metterlo. A riborda sotto l'acqua, madonna e palle, ragazzi. Ma piove sempre. Insomma, iniziamo questa partita. Vai! Eccola lì! L'astronauta! Ci pensa lui a sbloccare questa partita dopo neanche 5 minuti. 1-0. Armstrong, però è sempre lunga, ragazzi, è sempre lunga. Bisogna stare attenti. Comunque, per ora esultiamo per questo gran gol tra l'arte di Armstrong. 1-0. Addio! Mamma mia, meno male ci ha messo le manone Blanco. Oh via, bravo Blanco, eh!
Finisce così 1-0. Bene così. A livello di risultato, di prestazioni non tanto, perché dopo aver fatto gol è stato quasi totale predominio degli avversari. E niente, cerchiamo di mantenere questo vantaggio. O se poi bisogna prendere il gol di finire 1-1, sì, passa noi. Cioè, andiamo a farcene tempo. Cambio. Allora, si fa riposare un po' Zivkovic. Gli si mette Maximin. E poi il solito, Barella per Cerny e Pereira per Mastur. Quando ce la fa, vai. Dio buono, Maximin. Bella palla, vai Maximin e buttala dentro. Non ci voglio rete, ma invece c'è Armstrong. 2-0. Meno male, vai. Muove l'altro per Archer. Tirato a preso il palo. No, per nostra fortuna, meno male andiamo sulla testa. Guarda. Di Armstrong. Insomma, l'ha buttata dentro. 2-0. L'astronauta ci pensa ancora lui. Addio Zotta. Zotta, clamorosa Zotta di Ceccherini, perché ha fatto per passaggio lì. Ora io l'avevo rischiato, per l'amor di Dio. Però addio, anche fa questi passaggi lì. Vai Maximin, chiudila. Eccola lì. Maximin, ci pensa lui a chiuderla definitivamente. 3-1. Olè, via, partita finita. Ma 90esimo. Finisce così, 3-1. Andiamo alla fase a gironi dell'Europa League. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo passato il turno. Chiaramente non festeggio così tanto, anche se sono contento di aver passato il turno. Comunque si sta parlando sempre di competizioni europee per il semplice fatto che, con tutto il rispetto, andavamo a giocare contro una squadra qualitativamente inferiore a noi, perché comunque questa squadra qui a livello di qualitativo credo veramente, ma non confrontando, proprio in confronto a FIFA stessa, non sia una delle migliori. Quindi diciamo che sono contento, ma non contentissimo, perché diciamo da adesso inizia veramente l'Europa League, nel senso ora entriamo dentro. Ecco, non so se avete capito cosa voglio dirvi. Comunque resta di fatto, torniamo a parlare del campionato. Andiamo a giocare, come vedete, contro il Milan, una partita veramente difficile e allo stesso tempo importante. Quindi niente, guardiamo intanto se accadrà qualcosa in questi giorni di mercato, altrimenti ci rivediamo alla partita contro il Milan. Non è successo niente, quindi andiamo a fare la partita contro il Milan. Giochiamo in casa, bella, sentitissima in realtà, ma già lo dissi, se non sbaglio, nei precedenti video, quando nella precedente stagione chiaramente del gioco giocavamo appunto contro il Milan con Maestro Agoschi. Comunque partita molto sentita e niente, quindi vediamo un po' cosa accadrà. È bello che giochiamo in casa, quindi in teoria avremo anche il supporto del pubblico, almeno a livello di cori, si spera. E niente, via, che tanto tiro piccionare, voglio più su, boom, così. Vabbè, via. Andiamo a giocare, vediamo un po' cosa accadrà. Non piove, notturna, bello, no, invece piove, piove, strano. Inizia il Milan, via. Inizia a giocare. Vai! More macanede, ci ha messo sarà una gamba, il difensore Musacchio. E buona! Cedi! Backup! La butta dentro! 1-0! La spocca lui! Era concentratissimo, tra l'altro. Oh, lo so che è così, però è sembrato che abbia, diciamo, confuso il nome col cognome e viceversa. In realtà è Backup Cedi. Comunque, 1-0! La sbocca lui! A quant'è? 13esimo, 14esimo del primo tempo. Ole! Porca puttana, che gotta ha fatto? Chi è? Bonaventura, no? Chi è? Sì, Bonaventura, 1-1. Boh, è tempo di far gol, ce l'hanno rifatto. Bella roba! Tira! Mastur! È proprio lui! L'ex! Non ne frega un cazzo! E va ad esultare! Saluta la mamma!
Saluta la mamma alla telecamera, Hakim Mastur. 2-1, ci riporta in vantaggio. Ora sta, riprendiamo Go, se no per davvero. Finisce così, 2-1, primo tempo. Bene, bene così, davvero. Ci siamo, bello in vantaggio. Ancora faccio vedere Mastur, contento e fiero di aver fatto gol alla sua ex squadra. No, vabbè. Insomma, no, davvero, vantaggio meritatissimo. E boh, speriamo di tenere comunque questo ritmo fino alla fine. Via, andiamo a farci uno tempo. Cambio. Allora, Mastur è lì per lasciarci, per scoppiare. Quindi si mette come sempre Pereira. Però io voglio lasciare sia Armstrong che Zivkovic, e quindi voglio fare questo giochino qui. Chiocchiti. So che non è molto corretto dal punto di vista delle posizioni, però è l'unico che mi permette di tenerli in campo senza sbagliare eccessivamente. Poi il resto vi si mette Barella. E niente, ci siamo, via. Vai, riposta Benassi stavolta. Oddio, c'è anche Castagno, ma no, bene così, vai. Cazzo, perché era da solo Menez? Ma nemmeno 2-2, die. No, addirittura. Addirittura. 3-2, non ci voglio rede, ragazzi. Non ci voglio rede. Maremma bonade. Finisce così, 3-2. Nel giro di 6 minuti hanno ribaltato la partita loro. Perdevano 2-1, sono andati a vincere 3-2. Maremma canede. Abbiamo buttato via oltre 3 punti anche una buona prestazione. Maremma bonade. No, via, fanno girare coglioni questi osi. Contro il Milan. Guardiamo cosa succede invece, tornando al calciomercato, in questi ultimi giorni appunto. Offerta per il trasferimento, Bonino, vai. Bene, sì, va, 190, non rischiamo, vai. Proviamo a prendere lui, Bongonda, che a seconda di come può essere, può sia fare la riserva, addirittura sostituire Cerny, insomma. Dato che comunque Cerny c'è anche il discorso di resistenza, che non è delle migliori, ecco. Quindi vediamo un po' se ci riesce fa, se ci riesce più che far prendere comunque un degno sostituto eventualmente. Mettiamoci Gasbarro, vai. Prendiamo Archie svincolato, tanto per far numero, come sempre. Vai, vai così. Siamo turnover, anche se non è vero. I ragazzi, anche se poi dal punto di vista qualitativo non so se posso perderci o boh altro, io vorrei provare a prendere Cagliari, dato che fra l'altro è un giocatore abbastanza nominato al momento e boh, comunque dice che sia anche lui molto promettente. Vorrei provare a prenderlo scambiando Maximin. Tanto mi sa che con quei soldi e ciò a livello di utilità vera e propria, sempre se Bongonda dovesse rifiutare, credo che ci faccio poco. Quindi tanto vale magari prendere qualche riserva tra virgolette buona. Allora, intanto vi cosa è scritto. Cagliari è rifiutato. Boh, proviamo 3 così. Se l'accetta bene, se no pace. Tanto lui viene, Zemelo, oh, svincolatone. Certa Vigo bassa, maremma bonade, la proviamo, sì, sì, ma poi c'ho più una lira, boh, proviamo 3-2. Tanto Bonino è andato via. Offerta per il trasferimento, Benassi, no, 9-5, non la voglio provare, se lo vendo bimbi, no, cosa ho sbagliato. Voglio 15. Vai. Riuscissi a venderlo Benassi, 15 milioni, qualcosa posso comprarci, eh? Tanto chi è? Calleri guarda quanto vogliono. No, vai, allora vai a Napoli,
Offerta per il trasferimento. Milano, Milano. No, dammi 160, vai. No, voglio, guarda, piuttosto 14,5. Che vabbè, rifiutate per Cagliari. E vengo andare uguale. Allora, questa, no, dammi 150. No, vi accettiamo per 10, poi magari fallisce. Vai, vai via, vai. No, 14. Più giù non vado. Tanto vale se non me lo tengo. Niente. Benassi è andata a farsi fottere la trattativa. Intanto ho venduto Milano. So che può sembrare sotto certi punti di vista, diciamo, una cazzata quella che ho fatto, cioè di farmi, diciamo, sfuggire l'opportunità di venderlo, ma sotto altri punti di vista, secondo me, è stato, diciamo, invece un vantaggio. Tanto vi mi dice di Mofì, anche se sinceramente ormai non me ne frega niente. Voglio provare a fare un'offerta per Roberts. Con poi i soldi e ciò, sicuramente me la rifiuteranno, però, boh, ci voglio provare. Certo, Gasbar. Boh, proviamo, ma di, se vogliono da 4 a 5 quasi, bella bella accettata. E se dovesse andare male voglio prendere Ox, giocatore che provai a prendere parecchio tempo fa, fra l'altro. Vediamo un po' se ora, boh, magari può venire. Intanto vi prendiamo ancora gli svincolatoni, tanto per fare un po' di numero, mamma mia, scarzoni sono. Boh, prima appende anche lui, sempre svincolato. E basta, via. Avanziamo e guardiamo un po'. Allora, gli svincolatoni hanno accettato. Sì, vai. E uno. E due. Sì, vai. Poi... Ayoma hanno accettato per Roberts. Attenzione, però non c'ho una lira. Maremma cane, devo vedere un attimino gli stipendi che sono messi. Poi a cane. No, via, non c'ho una lira. Mi tocca prendere Ox. Peccato perché Roberts non era assolutamente male, anzi. Sempre se viene comunque Ox, no, sai. Però in teoria dovrebbe venire. Boh, speriamo bene. Vediamo se almeno lui viene come, diciamo, ultimo colpo. No, addirittura! Maremma cane. No, via, Ox non viene. È inutile fare l'offerta perché tanto non viene. Ormai è finito il tempo. Detto, boh, proviamo, è importante che se non è vero. Ma ormai è finito il tempo. Che palle, nemmeno lui, Maremma. Però, prima di concludere il calciomercato, mi a dispiacere, cioè con un po' di dispiacere richiamo Sarri perché abbiamo un'emergenza dietro, quindi riprendiamo Sarri in difesa. Cioè più che emergenza non abbiamo sostituti, ecco, e poi Sarri comunque qualitativamente è leggermente migliore di Ceccherini. Insomma, quindi niente, il calciomercato termina così. Diciamo il finale non è stato molto entusiasmante, anzi. Una cosa che voglio farvi vedere è questa qui. Il primo svincolatone che ho preso, ho notato prima, non è assolutamente male, c'è un settantone, e non è male, soprattutto calcolando l'ho preso gratis e a 20 anni. Magari cresce, magari, non lo so, lo posso rivendere, boh, vabbè, comunque, sono soddisfatto di lui. Intanto mettiamo Sarri, via, rimaniamo così. Questa è la formazione che almeno fino a gennaio giocherà tutte le partite, a partire dal campionato in primis, per arrivare all'Europa League. Guardiamo dove ci può portare, ecco. Intanto ragazzi, prima di concludere il video, voglio fare l'ultima partita, appunto, di questo episodio, che appunto ci vedrà andare a giocare contro la Lazio, laggiù a Roma. Sì, va bene così. Via, iniziamo quest'ultima partita. Vediamo se piove o... Boh! Sembrerebbe di no, incredibile. Sempre notturna. Insomma, via, iniziamo. Addio. Oh, oh, presa. Bravo Dragoschi. No. Guarda questo vicolo, cosa si è mangiato. Meno male, meno male.
Però quanto si dorme. Maremma canede. 1-0, Candreva. Lo devo prendere il gol per forza, eh. Caprene più un altro, ragazzi. Madonna, che assedio, de. Finisce il primo tempo. Meno male solo 1-0. Perché davvero, ce ne potevamo fare con minimo altri 3. Oh, man, andatevi. Oh, non ci riesce ad arrivare in porta. Non ci riesce. Boh. Vediamo un po' cosa accadrà nel secondo tempo. Vai, Zinkovic! Porca puttana, però già qualcosa, siamo arrivati in porta. Ma dai, 2-0. Maremma, cane. Oi, oi. Ma poi che gol ha fatto? Colombo ha visto, ho visto solo la palla in porta. Ha fatto anche un bel gol. Siamo 2-0. Cambio. Allora, fatemi provare a fare qualcosa. Levo Masturre, metto Pereira. E stavolta, anziché Barella, voglio mettere Maximin sulla fascia. Lo so che è una cosa strana, però me la sento di far così. Tira! Eccolo! Vakovcev! 2-1, la Real. Però lui esce, maledetta la miseria. Fa tutto bene, però ormai ho messo il cambio, poi stanco. No, va bene, giusto esca. Anche se forse la sua qualità un po' mancherà. Dai, eh. Tira! Mamma mia, sta per fare gol di tacco! Zivkovic. Finisce così, 2-1, peccato. Mi sono gasato per l'osso di Zivkovic perché ero concentrato, ma alla fine ho detto: ma che cazzo ha fatto? Vesta a posto di girarsi e tirare una bomba, ha tirato di tacco. Maremmane, via, si è persa anche Vesta. Ora, meno male, siamo sempre all'inizio e quindi di chi allunga e di po'. Però il peccato perché, soprattutto la di prima, ma anche Vesta vi sono messo un punto e buttati via perché le possibilità di fare qualcosa di buono c'erano. Comunque, detto questo, ora arriviamo al 14 settembre che c'è una partita. Allora, io come ho detto prima, voglio terminare il video qua. Vi aspetto al prossimo per iniziare, non in maniera ufficiale, perché comunque ufficialmente è iniziata già con il turno di qualificazione, però in maniera più seria, ecco, l'Europa League. Quindi, prossimo episodio, appunto, ci vedrà giocare la prima partita del girone di Europa League. Andremo a giocare contro il Malmo o Malmò. Laggiù e niente, quindi vi aspetto, spero di poter iniziare questa questo girone, no? Questa partita, questa Europa League, come vi pare, nel migliore dei modi e niente, quindi arrivo alle conclusioni. In primis, come sempre, vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere, se volete, anzi di fare, se volete, queste tre cose, ormai le solite, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo. Così come dico sempre, questa sorta di avventura o storia magari può allargarsi, no? A livello di spettatori. Ma soprattutto iscrivetevi al canale, così che potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Via, detto questo, niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ah, per la cronaca, o dopo questa andiamo a giocare la parte di campionato. E sapete contro chi andremo a giocare? Contro l'Inter. Quindi un'altra bella partita. Almeno sembrerebbe. O sulla carta. Via. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.